onorevole Antonio Tajani, il collega ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, il direttore della National Academy dell'FBI di Quantico, Todd Boob. Poi rivolgo un saluto affettuoso alla famiglia di Boris Giuliano, alla signora Ines, il figlio Alessandro e le figlie Emanuele e Giorgia. Poi ovviamente saluto tutti i presenti in platea, tutte le autorità e comunque tutte le persone intervenute. Io ringrazio per l'invito il Presidente emerito del Senato, Pietro Grasso, e il Capo della Polizia, Vittorio Pisari, perché noi oggi siamo qui per celebrare e onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della nostra nazione. Boris Giuliano rappresenta l'essenza del servizio pubblico e il simbolo del sacrificio finanche della propria vita. La sua passione per la giustizia e per la legalità, in un periodo in cui la mafia esercitava un potere opprimente sulla nostra terra, ha segnato una svolta fondamentale nella lotta contro il crimine organizzato. Una battaglia, come si è detto, complessa e pericolosa, che richiede un coraggio straordinario e una dedizione totale alla causa del bene comune. Boris Giuliano ha incarnato queste qualità in modo esemplare.